Le credenziali ecologiche del primo ministro sono andate in fumo quando ha guadagnato un vantaggio elettorale percorrendo 1200 miglia a bordo di un jet privato Gulfstream di proprietà del magnate Ilunga CB Lord Bamford. Le credenziali verdi di Boris Johnson sono andate in fumo mentre faceva una raffica di viaggi sull'aereo e sull'elicottero di un magnate ad alto consumo di gas. L'inquinante PM ha pompato 21 tonnellate di CO2 nell'aria in sole 2 settimane con viaggi su un jet Gulfstream da 47 milioni di sterline di proprietà del magnate delle scavatrici Ilunga CB Lord Bamford. Il Sunday Mirror può rivelare che Boris ha percorso più di 1200 miglia in aereo per visite elettorali nelle 2 settimane precedenti le elezioni locali di maggio. E si sa che il primo ministro ha fatto almeno altri 2 viaggi nell'elicottero di Lord Bamford. L'uso del treno avrebbe causato una frazione dei danni all'ambiente. E una tipica macchina a benzina avrebbe impiegato un anno per emettere l'anidride carbonica emessa dal Gulfstream in appena un'ora. Le rivelazioni arrivano alla vigilia della conferenza sul clima COP26 a Glasgow. E dopo che lo stesso Boris ha accusato altri leader di aria calda su questioni ambientali. Il capo scienziato di Greenpeace, il dottor Doug Parr, ha preso d'assalto, le azioni del primo ministro hanno conseguenze ben oltre quelle di qualsiasi star di Hollywood o reale, e l'ipocrisia del primo ministro è profondamente corrosiva della fiducia del pubblico. Matthew Lawrence, del gruppo di campagna Commonwealth, ha aggiunto. Ancora una volta le parole del primo ministro non corrispondono alla realtà. I voli sul Gulfstream G650 avrebbero rilasciato nell'atmosfera circa 21,2 tonnellate di CO2, circa un terzo di quello che una persona media crea in un anno. Il primo ministro dovrebbe piantare circa 130 alberi per compensare i gas serra emessi durante i soli viaggi in aereo. Fare gli stessi viaggi in treno avrebbe rilasciato solo 0,1 tonnellate di CO2 per passeggero.